I campioni d'Italia dei Panthers debuttano in casa nel migliore dei modi. Vittoria contro il Rhinos Milano con un perentorio 49-0 davanti a quasi 900 persone accorse al Bruno Mainardi di Collecchio. Dopo l'ingresso in campo delle squadre, accompagnate dalle Starlight Cheerleader e dalle squadre del settore flag dei Panthers Parma, cioè i campioni d'Italia Under 15 e le vice campionesse senior, e il kick-off del sindaco di Collecchio Paolo Bianchi, la partita ha inizio. I Panthers schiacciano subito il piede sull'acceleratore con un paio di corse di Malpelia Valli, che conquista diverse yards, fino a portare la palla sulle 19 nel campo Rhinos. Ma a sbloccare il risultato ci pensa la coppia nazionale Monardi-Finadri. Al primo tentativo il quarterback parmigiano lancia per il compagno di squadra in maglia numero 6, Carpione Lovale, e segna il primo touchdown della partita. Come a Milano, i calci sono affidati ad Alinovi, classe 97, che non tradisce emozioni. I Panthers aumentano il ritmo grazie all'inarrestabile Brewer, che mostra tutto il suo talento e strappa gli applausi del pubblico con una ricezione sul lancio da 39 yards di Monardi. Da distanza ravvicinata il quarterback parmigiano si affida a Malpeli, che entra in end zone. Malpeli che riesce con la trasformazione di Alinovi, il tabellone recita 14-0. Nella fase difensiva i campioni d'Italia controllano bene senza sbavature. Diaferi mette a segno un intercetto. Reverberi è un incubo per il quarterback Silva. Nel secondo quarto arriva ancora una segnatura di pregevole fattura. Monardi scaglia una palla dalla distanza di 45 yards per Brewer, che calamita l'ovale in end zone. Alinovi cala il tris di piede per il 21-0 che chiude il primo tempo. La seconda frazione ricomincia all'insegna dei Panthers, che segnano al primo gioco con una corsa di 40 yards del solito Malpelia Valli. Alinovi non sbaglia per il 28-0. Nel drive successivo i padroni di casa conquistano yards con le corse di Brewer fino alle 45 nel campo Rhinos. Ovale nelle mani di Monardi, che al terzo tentativo vede Ghirotti libero al centro della difesa milanese e lancia per 24 yards. Il wide receiver Ducale corre e segna il suo primo touchdown della stagione. Alinovi trasforma per il 35-0. I Rhinos tentano di uscire dalla loro metà campo, ma con grande difficoltà, perché la difesa parmigiana è molto aggressiva e il quarterback milanese non ha respiro, con Reverberi che gli impedisce di lanciare. Poi Brewer ci mette ancora del suo con un ritorno sul punt dei Rhinos. L'americano corre fino in end zone. Calcio è alto e va sull'esterno. Brewer lo fa suo e in piena velocità, non ha nulla davanti ed è questo. Alinovi va ancora a segno per il 42-0. Prima della fine del match c'è ancora tempo per un touchdown firmato da Shreli, che intercetta un lancio di Silva e segna con una corsa irresistibile. E con un passaggio si va in mezzo del campo, riesce Anton Shreli a recuperare il pallone e portare tutto l'intercetto in touchdown. Anton Shreli. L'ultimo calcio di Alinovi chiude la partita sul 49-0. Domenica prossima, 30 marzo, i Panthers saranno impegnati in trasferta a Roma contro i Marines. Kick-off alle 16:30 allo stadio Gian Attasio di Ostia, in cerca della terza vittoria consecutiva di questo inizio di stagione.